Qual è la tua filosofia di vita? Oddio. La mia filosofia di vita è portare avanti la cultura. E nella nostra vita cerchiamo di fare quello che è scritto nella parola di Dio. Non si può dare una risposta così impegnativa in tre parole, incontrandosi in piazza, mi sembra una cosa abbastanza semplificata. Lei ha una filosofia di vita? L'ho avuto di mestiere come insegnante, quindi... Lei ha una filosofia di vita? No. Qual è la sua filosofia? San Teodoro, San Normanno, San Morando. Sono a Modena al Festival della Filosofia 2017. Cos'è il Festival della Filosofia? In buona sostanza sono delle lezioni magistrali all'aperto in cui filosofi, persone del mondo della cultura, delle letterature, incontrano il pubblico per parlare di vari argomenti. Quest'anno il Festival della Filosofia ha il tema delle arti, le arti nelle sue diverse forme e declinazioni. È un festival che ogni anno richiama a Modena, Carpi e Sassuolo, centinaia, per dire anche migliaia di persone da tutta Italia per parlare di filosofia, la sua filosofia di vita. Non me lo sono mai chiesto, mamma mia, come sono impreparata. Allora, la mia filosofia di vita è cercare di essere felici in ogni momento e essere ottimisti. Essere ottimisti. Esatto. Perché senza la cultura non possiamo andare avanti. E come si fa? Portare avanti cultura. Portare avanti la cultura io la vedo come prima il rispetto. Perché senza rispetto non si può andare avanti. La mia filosofia è prima di tutto rispettarmi, volermi bene per poter volere bene a tutti gli altri. Ok. Quindi rispettarsi è l'importante. L'importante è rispettarmi per avere i valori per poter rispettare gli altri. Come mai il Festival della Filosofia non le interessa? Perché non sono un filosofo. Come mai? Perché sono un pratico. Sono un pratico. La filosofia... Quindi una filosofia di vita minima non esiste? No. Qual è la sua filosofia di vita? Oddio, in che senso filosofia di vita? Filosofia che applica tutti i giorni. Rispetto degli altri. E amare. Funziona? E nel tempo sì, inizialmente no, nel tempo molti frutti. La nostra filosofia di vita è una filosofia di vita estremamente artistica, per cui ci troviamo assolutamente a nostro agio con il tema del festival di quest'anno, esatto. La mia filosofia di vita, francamente, le dico la verità, è quella, trovo grande soddisfazione nell'aiutare gli altri in senso pratico, ma anche solo in senso così, anche l'aiutare sì, il prossimo. Sì, sì, questo mi rende effettivamente, mi completa. E qual è la filosofia che applica a scuola? Che applicavo? No. Era quello di comunicare con gli altri intendendosi con se stesso. Ma è una filosofia che funziona. Nel mio caso direi che abbia funzionato. Perché è una filosofia di vita performativa, nel senso che noi intendiamo diventare ciò in cui crediamo, per cui tutto ciò che la filosofia rappresenta a livello concettuale noi intendiamo trasporlo a livello di vita reale, incarnarlo insomma. Che filosofo sta aspettando? E stiamo aspettando questo signore che si chiama Massini, che non ho mai sentito, ma quindi ho la curiosità di questo gioco sul dire e fare, ovvero dire in questo caso il fare, e mi aspetto di sentire quello che mi dirà per l'appunto. La tua filosofia di vita qual è? Sorridere e affrontare la vita con il sorriso, dai. Quindi positivi? Sì, ci proviamo, sì, sì, sì. È importante oggi? Ah, molto importante, anche perché se si vede qualcuno sorridere, sorridi anche tu, quindi. Ecco, com'è questo Festival della Filosofia? Molto bello, sì. Ho seguito un paio di lezioni ieri, tanta gente, bello vedere la città attiva. Ma rispetto fra persone, vero? Rispetto fra persone, rispetto fra religione, rispetto fra etnia. Bel problema. Fra etnia. Quello è il problema principale veramente del mondo, diciamo.
stata. Ma lei ha seguito già delle lezioni? Sì, allora tre. Uno Bodei, sì. L'altro è il, quello sulla città che è il, lo spagnolo, e il Massini, come si chiama. Mi è piaciuto molto sentire le cose, vabbè, quello sulla città era una cosa bella, perché era una cosa che mi interessava, poi le altre invece però erano belle. Interessanti. Sì, poi sul discorso del futuro, il presente, il passato. Quindi una sua filosofia di vita, tornando alla domanda di prima? No, che ne so, cioè viviamo, cerchiamo di farlo al meglio, cerchiamo... Dare un senso. Posso dire una cosa proprio, restare umani. Okay. Che è importante di questi tempi. Esatto. Qual è la vostra filosofia di vita? Non siamo preparati per dare questa risposta. No, la filosofia è chi la mangia e chi non ce la guarda. Sta a guardare. La filosofia chi non ce la sta a guardare. Anche per lei. Sì, va bene. È la nostra filosofia, è vecchia quella lì, dura da molti, molti anni. Però funziona. Funziona questa filosofia. Funziona, per forza. Dare. Sono argomenti troppo seri per essere diciamo una pratica che ha applicato nel corso della sua vita. Ritorno al discorso di prima, non è una risposta che si può dare così in due minuti, quindi non è neanche serio sottoporre domande in questo modo qua, secondo me. Però un po' di seria, è seria. Poi sempre fatta, è la solidarietà, certo. L'abbiamo sempre, nei limiti del nostro possibile. Che non puoi risolvere quei problemi lì. Quella è la vostra filosofia di vita? Filosofia balsamica. Filosofia balsamica per lei. Oddio, filosofia teatrale. Teatrale? La musica, filosofia musicale. Com'è questo festival della filosofia? Interessante, bello. Io ho visto molto poco e non saprei come definirlo, però l'argomento è molto interessante, almeno per me, perché è molto in sintonia con quello che provo io, l'arte e il fare con l'arte. È interessante, veniamo quasi tutti gli anni, io e mia moglie, quindi è molto interessante. L'argomento è importante. Ma filosofia oggi cosa vuol dire? È una ricerca.